Nell'aprile del 1905, dopo una memorabile polemica parlamentare, lo Stato si assunse l'impegno di gestire le tre grandi reti ferroviarie prima affidate all'esercizio privato. La decisione coincise con l'inizio di un secolo ormai sensibile alle seduzioni del progresso. E le ferrovie iniziarono, in un clima ancora legato a formule romantiche, un'opera attiva di rivoluzione per l'avvento di quella civiltà della macchina che è fondamentale del mondo contemporaneo. La gestione privata aveva lasciato un'eredità di crisi. L'azienda autonoma delle ferrovie realizzò in un breve giro di anni l'unificazione tecnica e amministrativa delle tre reti, rinnovò materiali e impianti, ricreò la geografia del treno in un più vasto intrico di binari. Grandi opere compiute in quell'epoca è da ricordare l'apertura della galleria del Sempione. Il traghetto di Messina fu potenziato con nuovi ferry boats. Una testimonianza della nuova sensibilità sociale delle ferrovie si ebbe nei tragici giorni del terremoto di Messina. Nel primo anno furono ordinate e messe in costruzione 567 nuove locomotive, 1244 carrozze per viaggiatori, oltre 20.000 carri merci. Operando su di un ordine costante di iniziative e mantenendo vivo il ritmo iniziale dei lavori, Riccardo Bianchi, che fu il primo direttore dell'azienda, poté presentare, dopo 10 anni di gestione statale, un bilancio positivo. Che al freddo calcolo delle statistiche la prova dei risultati si affida al contributo che le ferrovie furono in grado di dare alla patria nella prima guerra mondiale. Furono trasportati 15 milioni di soldati, 2 milioni di feriti, 1 milione e mezzo di quadrupedi, 22 milioni di tonnellate di munizioni, viveri e materiali. Pronte e tempestive nel trasportare armi e soldati per le offensive e le battaglie, come nel soccorrere le popolazioni dopo il dramma di Caporetto, le ferrovie furono davvero un'arma combattente. Lo attestano i nomi dei ferrovieri caduti al fronte e sul lavoro, primo fra tutti Enrico Toti. Da allora la presenza attiva delle ferrovie si individua sia nelle stagioni drammatiche che in quelle di benessere sociale e civile della nazione. La crisi del dopoguerra creò nel mondo ferroviario un clima di inquietudine. Maturò ben presto tuttavia una seconda corsa al rinnovamento, da cui dovevano nascere impianti, macchine e mezzi di esercizio più adeguati all'evoluzione della vita economica e dei rapporti umani. Le vecchie cabine furono sostituite con quelle a sistemi idrodinamici che consentivano maggiore sicurezza e più elevato volume di traffico. Si aprirono nuove linee e si completarono i lavori già iniziati durante la guerra delle direttissime Roma-Napoli e Firenze-Bologna. È il tempo dell'elettrificazione. Le moderne locomotive elettriche giunsero presto a significare come l'evoluzione ferroviaria si avviasse al suo punto massimo di intensità. Le vecchie e gloriose locomotive a vapore, che nei tipi più recenti avevano del resto raggiunto caratteristiche di velocità e di potenza, non disarmarono, ma dal 1930 ne fu sospesa la costruzione. Costruiti grandiosi fabbricati di esercizio, tra cui la monumentale stazione di Milano e quella di Firenze, che è tuttora un esempio valido di funzionalità. Le nuove cabine e apparati centrali elettrici, insieme ai più moderni sistemi di segnalamento e di blocco automatico, fornirono agli uomini delle ferrovie strumenti più idonei nella ricerca di un'assoluta sicurezza e di un più intenso e veloce svolgimento del traffico. In questo clima di ardite operazioni di progresso, l'ETR 200 conquistò il record di velocità, raggiungendo sulla Firenze-Milano la punta massima di 203 km orari.
Anche la Seconda Guerra Mondiale richiese alle ferrovie un impegno totale di partecipazione. I bombardamenti e le circostanze tragiche del conflitto provocarono enormi rovine di cui la memoria è recente. Migliaia di ferrovieri morti, il 60% degli impianti e il 70% dei mezzi distrutto, con un danno di 1.000 miliardi. Il compito della ricostruzione nella sua immensità era urgente, perché solo la pronta ripresa dei traffici ferroviari poteva consentire una corrispondente ripresa economica e civile in tutto il paese. Nelle officine, dove l'immagine dell'uomo si riduce di proporzioni, quasi si annulla al confronto con le macchine, i movimenti individuali di lavoro si accordarono a una volontà di ricostruzione attuata e spinta fino alle ultime conseguenze. Il saggio coordinamento dei mezzi e degli sforzi, il sacrificio e l'iniziativa operosa dei ferrovieri diedero presto risultati decisivi. A vapore ed elettriche, 18 elettrotreni, 1.100 elettromotrici e automotrici, centinaia di migliaia di carrozze viaggiatori e di carri merci assicurano oggi la regolarità del servizio. In 10 anni di ricostruzione, le ferrovie hanno conquistato un livello di efficienza superiore a quello prebellico. Di una frettolosa riparazione di danni, ma di un'opera consapevole e sensibile alle prospettive dell'avvenire. 17.000 chilometri di linee statali consentono oggi una circolazione giornaliera pari a 600.000 treni chilometro, con un traffico di oltre 1 milione di viaggiatori. Attente alla concorrenza dei trasporti su strada, le ferrovie hanno posto una cura particolare nel potenziamento dei servizi merci e dei collegamenti con i centri di produzione e di scambio. Nelle stazioni di smistamento si rincorrono nel giro di un anno oltre 2 milioni di carri, con un movimento pari a 27 milioni di tonnellate di merci. La complessità del servizio e le infinite suggestioni del paesaggio ferroviario non possono contenersi nei limiti di una descrizione storica, necessariamente schematica. Trovano però una rappresentazione, seppure formale, nella vita quotidiana di una grande stazione, dove il movimento degli uomini dà la misura della validità sociale del meccanismo ferroviario. L'orario è un dato esterno fondamentale del servizio, ma dietro ogni partenza ed ogni arrivo esistono infinite articolazioni di lavoro individuale e vaste opere di civiltà contenute in un perfetto ma segreto ingranaggio. I problemi della vita del paese trovano immediata rispondenza nei programmi e nelle opere dell'azienda ferroviaria. In prima linea, per la valorizzazione del mezzogiorno, le ferrovie hanno intrapreso i colossali lavori di raddoppio del binario da Battipaglia a Reggio Calabria, in buona parte già realizzati. Nuove e potenti navi traghetto collegano il continente alla Sicilia, dove l'elettrificazione della rete descrive con evidenza un quadro di iniziative che non trascurano alcuna parte del territorio nazionale. Posto e maestoso in un momento di manovra, il Settebello può scatenarsi in velocità da primato, autentico capolavoro della tecnica ferroviaria. Adempiendo a un compito che non a caso fu attribuito allo Stato, le ferrovie sono presenti anche nel campo dell'assistenza, con
un complesso imponente di istituzioni e di attività sociali. I pregiudizi e le diffidenze che contrastarono il nascere dell'azienda ferroviaria di Stato sono caduti irreparabilmente di fronte ai fatti e alla storia di 50 anni.